L'Aquila sbrana il picchio e accorcia a meno 2 dalla vetta. L'attesissimo big match del Fattori L'Aquila-Ascoli finisce con un sorprendente 3-0 per gli aquilani, che giocano una partita praticamente perfetta, limitando in tutto e per tutto le qualità e il gioco degli ascolani di Petrone. Davanti a oltre 3.500 spettatori e davanti allo spettatore illustre Rajan Nainggolan, centrocampista della Roma, venuto per guardare da vicino gli amici ascolani Mengoni e Avogadri, Zavettieri torna al 3-4-3 di base con Zandrini confermato tra i pali. Difesa a 3 con Pomante, Maccarrone e Carini. A centrocampo esordio da 8 in pagella per Marco Djuric al fianco dell'insostituibile Francesco Corapi. Sugli esterni torna Scrui a destra con il solito Pedrelli sulla corsia mancina. In attacco infine, senza l'infortunato Pacilli, il tridente inedito è formato da San Domenico, Virdis e l'ultimo acquisto Demiro Pozzebon, subito gettato nella mischia dal primo minuto. All'inizio più Ascoli che L'Aquila, anche se al secondo minuto il primo tentativo dalla media distanza è dell'aquilano Corapi. Al quinto è Perez a chiamare al primo intervento in tuffo Zandrini. Superata la prima metà di gioco, ecco però la verticalizzazione che spezza gli equilibri in campo. Corapi, telecomando al piede per Virdis, ingresso in area di rigore destro d'alta scuola che bacia il palo e gonfia la rete. Gol d'attaccante consumato, la prima in maglia aquilana per l'ex Monza Francesco Virdis. Nel rallenti ancora il movimento in profondità e il tocco felpato in pallonetto che beffa Lanni. L'Aquila sale in cattedra ed è calcio champagne al Fattori. Minuto 33, stop e dribbling incorporati per Zaza San Domenico che si beve in progressione Cinaglia. Lo salta nuovamente, va sul fondo e crossa raso terra senza trovare però la deviazione vincente. È solo l'anticamera del raddoppio. Due minuti più tardi, su rimessa laterale di Pedrelli, Virdis a campanile San Domenico corregge in semirovesciata trovando un gol d'autore. Ottavo centro in campionato per l'insigne di Secondigliano, rete dedicata alla prima candelina spenta dal figlio Gennaro. Ancora nel rallenti il sinistro di San Domenico nello stesso angolino centrato da Virdis sul primo gol. Nella ripresa l'Aquila gestisce e fa le prove generali del 3-0. Prima Virdis rientra sul destro e gira sul secondo palo senza fortuna. Poi però un giro di lancette più tardi d'azione d'angolo Djuric fa valere 192 cm e inzacca alle spalle di Lanni. Esordio con il botto per il giovanissimo centrocampista di proprietà del Cesena. A segno nella sua prima apparizione con l'Aquila proprio nella partita più importante. L'Ascoli prova a scuotersi, entra Berrettoni che salta Djuric e Pomante ma spara sul fondo. Quindi è Altinier a chiamare alla seconda vera parata di testa Zandrini in corner. Per l'Ascoli però ormai è buio pesto, finisce qui 3-0, risultato che parla da solo. Una vittoria che oltre alla classifica consegna agli uomini di Nunzio Zavettieri lo slancio psicologico per puntare davvero alla promozione in B. Una vera e propria prova di forza da confermare però subito a Prato tra una settimana, anche perché urge continuità per sognare in grande.